Secondo webinar dedicato alle domande e risposte del progetto TRIPS, il portale decentralizzato di notazioni. E oggi siamo in Danti e niente, quindi io comincerei subito con delle domande, spero abbiate, se no mi devo improvvisare qualcosa. Eccolo qua, fantastico Gianni, grazie. Allora, scrivete pure le domande intanto, perché io poi me le riguardo, quindi non aspettate a scrivere la domanda in diretta, buttatela là, è in lista e io poi le vedo in ordine cronologico o di argomento, insomma. Allora, Gianni, domanda. Nel progetto metti molta enfasi sull'utilizzo di criptovaluta, ma proprio questo è il massimo plus. Beh, in realtà il progetto è composto da vari aspetti, ovviamente. E la tua domanda la capisco e ho anche una bella lista, Gianni, nel senso che sì, tutto ciò nasce dalle criptovalute, ma dobbiamo togliere l'enfasi alla valuta e mettere più sulla cripto. Mi spiego, non è tanto l'aspetto che si può pagare in criptovaluta, perché oggi pagare una prenotazione con euro non ha problemi, nel senso bene, la valuta, quella che si chiama fiat, no? Dicevo cosa vuol dire fiat perché poi son termini che verranno fuori sempre di più. Fiat sono tutte quelle valute come l'euro e il dollaro che sono basate sulla fiducia, fiat appunto dalla fiducia dal latino, suppongo, datemi la mano, sono ragioniere. E quindi non basate su nulla di, diciamo, tangibile come poteva essere fino a qualche decennio fa l'oro, ok? Questo non per dire che le criptovalute siano più tangibili della fiat, però la moneta fiat, ecco, la valuta fiat è l'euro, ok? Ora, in realtà non c'è un problema da risolvere per migliorare i pagamenti. Le criptovalute oggi sono inferiori alle fiat, quindi per esempio alle carte di credito per i pagamenti, per vari motivi. Adesso non approfondisco. Quello che veramente rende tutto interessante è che la criptovaluta, il token più che la criptovaluta, cioè una valuta specifica del progetto, che noi abbiamo chiamato TRIPS, ha delle caratteristiche che le valute fiat non hanno, ok? Una delle più interessanti che ci permette di concepire, e devo insistere sul concepire perché al momento non c'è nulla di veramente concreto di pronto. C'è molto all'orizzonte, c'è molto in lavorazione, ma non c'è nulla. Non parlo di cose fatte da noi, noi abbiamo fatto proprio nulla. Con il mondo delle criptovalute, il token permette di distribuire in maniera immediata tutto il valore creato dalla piattaforma. Quindi, vi faccio un esempio che è uscito recentemente e mi ha colpito molto. Qualcuno diceva, ma pensate ai primi host di Airbnb, i primi 100 host di Airbnb, che sono quelli che hanno permesso ad Airbnb in realtà di esistere, giusto? Se non ci fossero stati i primi 100, non ci sarebbero stati gli altri milioni dopo. Quelli cosa hanno ottenuto dal fatto di essere stati così, diciamo, veloci a cogliere l'opportunità, cioè quelli che si chiamano gli early adopters. Datemi una mano con l'italiano, cioè chi è entrato presto, insomma, nulla. Stessa cosa per Uber, stessa cosa per qualsiasi altra piattaforma. Con i token siamo in grado di invece premiare chi ci ha creduto all'inizio, ok? Attraverso lo stesso processo che è avvenuto per esempio col Bitcoin, cioè chi ha creduto nel Bitcoin quando era una fuffa, quando sembrava un gioco, si è ritrovato in tasca decine di migliaia di Bitcoin. All'inizio, quando tu, se nel 2009-2010 tu avessi voluto provare a giocare con i Bitcoin, nel giro di 24 ore il computer ti tirava fuori, non so, non mi ricordo quanto, ma 5.000 Bitcoin. 5.000 bitcoin che oggi ha circa 10.000 euro all'uno sono abbastanza, no? Datemi una mano, cos'è? 50 milioni di euro? Okay. Quindi chi ha creduto nel bitcoin all'inizio è stato premiato. Stessa cosa per Ethereum. Vi faccio vedere magari un
Una... Vabbè, senza star lì a perdere tempo. Stessa cosa per Ethereum, è successo che chi ha creduto ad Ethereum fino a pochi anni fa l'ha ottenuto a pochi centesimi e adesso vale 1.000 euro. Ok? Quindi questo è un po' il concetto. La criptovaluta nel progetto, in qualsiasi progetto decentralizzato, permette a chi entra presto di essere premiato in maniera assolutamente incredibile, lo è. Aspetta che mi riguardo la tua domanda e ti domando anche se Gianni ti ho risposto soprattutto. Quindi sintetizzo, il token, i barra la criptovaluta non tanto quanto per premiare immediatamente dal primo giorno chi è entrato, perché poi questi token entreranno negli exchange e si possono comprare e vendere per altre criptovalute, addirittura euro. Non voglio approfondire troppo l'argomento perché ho, appunto perché è complicato, nuovo, eccetera, ho lanciato un webinar, correggetemi se sbaglio, giovedì prossimo. Se lo dico subito. Perché è un argomento talmente centrale a tutto il progetto che ci vuole non un webinar, ma ce ne vorrebbero 10. Comunque cominciamo con uno ed è il 25, che è martedì, giovedì, esatto. Torno alle vostre domande. Gianni, quindi dimmi se ti ho risposto e via. Mi leggo le domande e decido quale rispondere in base anche alla conclusione. Perfetto, ok. Vedo che Gianni scrive, datemi un attimo così chiudiamo la domanda di Gianni. E le vostre domande che avete fatto adesso sono interessanti e sono molto collegate. Ok. Vabbè, allora. Gianni, scrivi pure con calma. Andiamo in ordine. Claudio mi domandi, cosa stai cercando per la realizzazione della piattaforma? Allora, al momento sto cercando di creare una community, cioè di far capire al maggior numero di persone possibili che c'è un'opportunità veramente grande, poi magari vi specifico bene qual è l'opportunità, e di unirci, perché se ci uniamo abbiamo anche i soldi, okay? Poi vi spiego anche lì come, però c'è bisogno di diventare una grossa community unita attorno a un progetto, quindi a questo progetto, e quindi è una fase di divulgazione questa, non sto cercando soldi in questo momento, ok? E l'altra cosa molto importante, che anzi è precedente, è confrontarmi, perché prima di realizzare qualcosa bisogna sapere cosa si vuole realizzare. Io ho scritto un white paper che per ora è in inglese, che adesso verrò in Italia, farò un giro di varie città, ci incontreremo, ci conosceremo tutti, durante le chiacchierate che faremo davanti a una pizza, eccetera. Andrò a confrontarmi con voi su ogni singolo aspetto del mio white paper. White paper sono questi fogli di invento, questi progetti su PDF, insomma, sono una trentina di pagine. Ok? E alla fine di questo giro voglio avere un white paper, un progetto che non dico condiviso perché è impossibile, abbiamo mille idee diverse, però è stato, come dire, è passato per il fuoco del confronto con tante altre persone. Okay? Quindi non il frutto della mia testa, ma un lavoro collettivo. Okay? Allora, Marcella, mi domandi, ho visto i tuoi filmati e le registrazioni precedenti, complimenti, che sono pesanti e sono lunghi. L'unica cosa che ho notato è che non ci sono date precise per partire. Io penso che bisogna correre per essere primi. Allora, hai ragione. Non ci sono date perché è assolutamente impossibile fare un progetto con delle date che poi riesci a rispettare in questo mondo. C'è una piattaforma software alla base, cioè c'è il mondo della blockchain che è in continua evoluzione. Okay?
e quindi bisogna adattarsi un po' a quello che c'è sotto, e soprattutto perché non abbiamo ancora un progetto chiaro, quindi quello che stavo spiegando un attimo fa, prima ci serve un progetto chiaro, poi cominciamo a mettere giù dei paletti. Poi mi dici che bisogna correre per essere primi, ti dico già che non siamo primi. Io questo progetto l'ho ideato verso giugno, poi a settembre ho scoperto che ce n'era un altro, si chiama Winding Tree, poi magari vi farò anche un webinar sulle varie alternative. Poi è venuto fuori un altro che è l'Opchain, poi è venuto fuori un altro molto grosso che è Origin Protocol in California, e poi è venuto fuori Bitoken, che vabbè, è uno strano questo qui che sta pompando tanto, che svilupperà su Origin Protocol. Quindi primi non saremo, saremo primi in Italia, quello sì. Ho un po', ecco, c'è sempre questa tendenza tra il voler correre e voler fare le cose fatte bene. Chi ha corso è perché ha voluto fare velocemente l'ICO, cioè tirare sui soldi, poi magari vi spiego bene cos'è. Però una volta che tu hai raccolto i tuoi 2, 3, 5, 10 milioni di euro, non vuol dire che farai successo. È probabile che sbagli, perché tutti questi progetti, bene o male, prima che veramente comincino a preoccupare Booking e Airbnb, falliranno, ne verranno fuori altri, verranno fatte le alternative. Quindi io ho deciso, forse sbagliando, perché lo sapremo dopo, di non correre, di dedicare tutto il tempo che posso, perché ho un'attività da seguire, quindi sto anche togliendo tempo alla mia attività, per fortuna va avanti un po' da sola. Vorrei riuscire a dedicare il 99% del mio tempo a questa attività, cioè, scusate, a Trips, perché secondo me è la cosa che merita di più in assoluto. Okay? Poi Marcella dice, domanda, dove sei? Ho perso la domanda. Quante prenotazioni arrivano dal sito? Beh, è molto presto, non c'è un sito, non lo so, nel senso, credo che un progetto del genere possa avere senso se riesce a portare a un host un 10, forse 20% delle prenotazioni per il 1 o 2. Non credo che possiamo illuderci di sostituire completamente i canali che funzionano adesso. Poi Maria domanda, cosa ci chiedi per partecipare? Allora, se siamo gli early birds, cosa ci chiedi? Al momento vi chiedo solo di darmi una mano, darci una mano a discutere assieme del progetto e a soprattutto parlarne in giro, ok? Perché ripeto, se abbiamo una community, abbiamo anche i soldi, non in maniera diretta, ma indiretta. Cioè, se noi adesso fossimo una community di 10.000 persone in Italia e riusciamo a raccogliere 20.000 appartamenti, io nel giro di una settimana vi porto centinaia di migliaia di euro. Non sto a dirvi come adesso, perché ne parlerò magari giovedì, anzi sicuramente, però la community è il nostro valore aggiunto, ok? Quindi al momento non mettete mano al portafogli, non vi sto chiedendo soldi. Quindi Susanna ribadisce la domanda: cosa dobbiamo fare? La cosa più preziosa che potete fare è capire bene intanto voi di cosa si tratta, ok? Non fate il passo successivo di andare a parlarne troppo in giro se non avete capito, perché rischiate uno di, come dire, fare intervenire persone con delle idee sbagliate. Per esempio, un rischio grosso è che entrino persone convinte che domani mattina ci sia la piattaforma e cominciano a chiedere dove devo caricare gli appartamenti. Okay? Quindi capire bene cosa stiamo cercando di fare e poi parlarne in giro. Quindi sì, condivisione nei vari social, parlarne in giro, venire agli incontri. Sapete che abbiamo un paio di incontri già, uno a Firenze il 1° febbraio e uno a Roma il 5, e altri che stiamo organizzando. Quindi sì, partecipare. Allora, Maria domanda: se uno ti porta un portafoglio case, chi le inserisce? Ovviamente per avere quello che si chiama un onboarding facile, è necessario che la piattaforma che andremo a costruire sia in grado di fare importazioni di massa, batch, quindi sia l'host che un appartamento avrà l'interfaccia sua, sia l'appartamento, l'host che ne ha 100, l'agenzia o il channel manager che importi automaticamente. Addirittura io avevo pensato, non so quanto sia fattibile,
di fare una funzione dove tu inserisci il tuo link Airbnb o Booking e il sistema estrae in automatico tutti i dati che poi sono legalmente estraibili. Per esempio, le foto potrebbero non essere estraibili, però i testi li hai scritti te, i prezzi li hai messi te, quindi tutta una serie di dati possono già essere, cioè un annuncio viene creato in automatico, poi tu vai semplicemente a affinarlo. Idea non verificata a livello, diciamo, tecnico, però per dire che ho capito, mi è chiaro che se ci limitiamo a dare un'interfaccia manuale, l'adoption c'è, ma è molto più lenta. Si sente male, scusate, perché ho visto Luisa che dice che si sente male. L'ho letto adesso. Benissimo, perfetto, torno alle vostre. Voi vedete sempre il mio schermo perché sto allargando la chat, voi dovreste vedere sempre la pagina di Trips, quindi adesso magari la mettiamo sugli incontri così tengo molto proprio a conoscerci dal vivo che fa tutta la differenza. Okay? Il webinar è un passo verso questo, ma in realtà quello che veramente fa la differenza è che ci vediamo dal vivo. Ok, allora vediamo. Susanna, ma alla fine del lavoro attivo, del confronto, eccetera, cosa bisognerà fare? Aspetta un attimo, perché Claudio mi dice che si vede solo la chat. Allora sto coprendo tutto. Diciamo così, è un problema che ho sempre. Sì, mi sono fatto la barba, Alessandro. Voi dovreste vedere un bellissimo monumento lì di Firenze, giusto? Datemi la conferma. Ok. Quando largo sparisce, ma me le sono copiate e incollate così non ho questo problema. Allora, domanda di Susanna, appunto, cosa bisognerà fare? Il passo successivo, dopo averci confrontati, quindi di aver, diciamo, creato un progetto composito e completo, e raccogliere i soldi. Raccogliere i soldi per poter sviluppare qualcosa. Ora abbiamo due strade per raccogliere i soldi, ma ve le racconto lì, ok? Perché se no non finiamo più, è molto, diciamo, complesso questo aspetto, si è spiegato al volo. Se invece ho il tempo di darvi un po' di analogie e metafore, lo capite bene. Però la raccolta di soldi nella community e nel mondo degli investitori cripto. Oppure un'altra alternativa interessante, e ve ne parlerò. C'è anche l'alternativa di fare una raccolta classica, eccetera, eccetera. Però è un mondo molto in movimento. Ultimamente è uscito un nuovo progetto che si chiama Daico, per chi ha già capito un po' il mondo di Ethereum. Cercate cosa ha scritto Vitalik Buterin sul Daico, è veramente interessante. Comunque diciamo sì, bisogna raccogliere i soldi e sviluppare. Okay? Per sviluppare cosa bisogna fare? Ecco, il bello di questo tipo di mondo è che per sviluppare non devi cominciare da zero, puoi appoggiarti a una di queste piattaforme che sono uscite. Per esempio, io ho parlato con Origin Protocol, che sono questi californiani, una settimana fa circa, loro stanno sviluppando tutto il software, la piattaforma, ok? Quindi c'è già qualcuno che sta lavorando a questo software, non è che dobbiamo partire da zero. Dobbiamo solo decidere quale utilizzare e se appoggiarci a uno esistente o fare quello che si chiama un eventuale fork, cioè prendere il codice perché è tutto open source e fare una nostra versione. Ok? Allora, poi Marcella dice, non dobbiamo più paragonarci ad Airbnb questo progetto. Magari spiegami meglio cosa intendi, perché forse ho capito, ma non vorrei interpretare male. Quindi aspetto diciamo, il tuo approfondimento su cosa intendi per non paragonarci ad Airbnb. Allora, Maria, per me, se vuoi battere i competitors, devi puntare su quelli che sono i loro punti deboli, almeno per iniziare. Se vuoi correre con Airbnb, cambi i termini di cancellazione. Se vuoi competere con HomeAway, rendi contattabili host e guest.
Ok, Maria, perfetto. Allora, sono d'accordo, dobbiamo non limitarci a aver copiare il B&B, come sembra che vogliano fare tutti. O addirittura far peggio perché il software non è in grado, eccetera, eccetera. Dobbiamo fare meglio, perché altrimenti chi te lo fa fare andare via dal B&B, giusto? O da Booking. Anche se in realtà, ripeto, secondo me nessuno deve andare via dal B&B o da Booking. Dobbiamo aprire un'alternativa che porti un certo numero di prenotazioni e poi eventualmente, se veramente è una soluzione migliore sia per l'host che per il guest, cominciare a prendere quote di mercato dalle OTA grandi. Però all'inizio non si punta a distruggerli, ecco, questo sarebbe un po' troppo, specialmente perché non è pronto tutto l'ecosistema. Ora, per esempio, bisogna stare molto attenti. Sì, Airbnb e Booking spingono molto su termini di cancellazione a favore dei guest, no? E quindi diciamo, noi facciamo una piattaforma dove i termini di cancellazione sono più favorevoli ai proprietari. Sì, azione a non far scappare i clienti. No? Siamo comunque in un mercato, se ci mettiamo a fare termini di cancellazione estremamente favorevoli, il cliente percepisce che è una piattaforma fatta dagli host e se ne sta in Airbnb. Okay? Quindi bisogna trovare sempre un equilibrio tra gli interessi delle due parti, l'host e il guest, ed è un po' la difficoltà quella, non è facile. Io non credo assolutamente in piattaforme, quindi OTA, fatte dagli host per gli host. Ci hanno già provato in tanti, sono fatte dagli host per gli host e dietro ci sono solo gli host, non ci sono i clienti. Guest. Ok. Poi Luisa, domandi di cosa si parla in questi incontri? Beh, agli incontri si fa una presentazione di circa 3 ore, compreso domande e risposte come queste, nelle quali si presenta dall'inizio, proprio dalla base stessa del nuovo ecosistema delle cripto, fino a tutto ciò che si è discusso, tutto ciò che si è scritto, si cercherà. Quindi chi viene all'incontro dovrebbe uscirne con idee molto più chiare e con aver deciso se partecipare o meno nella fase, ecco, successiva. Non saranno incontri, devo dirlo, cioè non domanderò soldi, non ci saranno cose da firmare, non c'è niente. Cioè, soldi sì per il biglietto perché dobbiamo pagare la sala. Ma non siamo nella fase di raccolta soldi, ok? E quindi ci sarà anche uno spazio abbastanza forte, grande per il confronto, ok? Li registriamo, quindi saranno disponibili dopo. Quindi non è un incontro fatto per finanziarci e poi se vuoi vedere devi pagare, eccetera. L'unico motivo per il quale ci sono quei 10 euro da pagare che ci costa la sala, se no finiamo in un bar e non si può fare nulla perché c'è rumore, eccetera. Ok? Boh, vedo se avete altre domande, date un attimo anche la chat. Se mi allontano non si sente, hai ragione Susanna, mi scappa sempre e provo a non farlo. Chiudo la chat, via. Vediamo cosa dite. Anzi, fatemi bere un po' di tè. Possibile che nessuna OTA ci stia mettendo il naso? No, impossibile. Cioè, se ne sono accorti, magari un anno fa non se ne erano accorti. Adesso c'è talmente tanto rumore attorno a queste cose. E insisto sul rumore, c'è tanta disinformazione, c'è tanta ignoranza, c'è tanto hype, come si dice in inglese, cioè tante cose fatte solo per far soldi, eccetera. Quindi attenzione, è un mondo abbastanza brutto perché ci si possono fare tanti soldi. Quindi c'è gente dentro che non ha nessun interesse nel fare piattaforme, basta guadagnarci. Poi magari vi spiego meglio questa cosa qua. Allora, sicuramente, anche perché io so per certo, insomma, che Booking, per esempio, ha non vi dico qual è la fonte perché non lo posso dire, ma io so che Booking ha un dipartimento che ha creato dopo la batosta presa da Airbnb per evitare di restare indietro sulle innovazioni. È un dipartimento, credo che si chiami innovazione,
non so quante persone siano, che è messo lì per sondare quello che succede nel mercato e non farsi fregare di nuovo. Booking si è fatto fregare, Airbnb ha fatto un po' la rincorsa, in qualche modo sta recuperando. Ha perso un'opportunità immensa. Okay? Quindi stanno guardando con molta attenzione al mondo delle decentralizzate. Ora, qual è il problema per le OTA? Il problema è che una piattaforma veramente decentralizzata, e ce ne saranno tante che si professano decentrate e non sono decentralizzate, una piattaforma veramente decentralizzata e non guadagna commissioni, o guadagna commissioni come nel progetto che io ho pensato, molto ridotte, limitate a, diciamo, con obiettivi diversi, ecco, non di estrazione del profitto, ma per far girare la macchina, ok? Quindi, mettiamo che Booking, Airbnb o qualsiasi altra OTA decida di buttarsi nella blockchain. Allora, ve lo dico, già lo prevedo, verrà registrata sta cosa, quindi magari tra un anno ci risentiamo e lo riguardiamo. Faranno, forse non Booking, forse non Airbnb, ma insomma ci saranno tante ditte che faranno il progetto blockchain, ma saranno blockchain finte, perché non saranno decentralizzate. La vera potenza della blockchain è che una volta lanciata non è più in mano di un'entità centrale, appunto. Quindi supponiamo che noi lanciamo Trips, io sono Luca di Adorno, ok? È chiaro che io oggi ho il controllo di tutto, e oggi non c'è niente, ho il controllo di tutto. È chiaro che all'inizio avrò più controllo di Gianni a Firenze. Il controllo è una cosa che si deve man mano rilasciare al network, man mano che cresce, ok? Ma una vera decentralizzata è quando io non ho più nessun controllo, ok? L'ho lanciato, non ho più controllo. So che è un concetto difficile, però se voi pensate a Ethereum, che è un altcoin, che non ha un, non c'è una ditta dietro Bitcoin. C'è un network, il network decide, o purtroppo col Bitcoin spesso non riesce a decidere. Questo è tutto un altro argomento. Non c'è una persona, una ditta dietro Bitcoin. Dietro Ethereum, che è un'evoluzione del Bitcoin sulla quale poi si fanno queste decentralizzate, chi c'è? C'è Vitalik Buterin, che è un russo che l'ha concepito, il creatore di Ethereum. Vitalik Buterin, se domani volesse chiudere Ethereum, non lo chiude. Se domani volesse creare il codice Ethereum, non lo può fare da solo, deve avere il consenso della maggioranza. Okay? Quindi le OTA attuali non hanno un interesse a diventare decentralizzate perché non avrebbero più la possibilità di estrarre tutti quei soldi, tutto lì, è una questione di soldi. Se domani Booking diventa decentralizzata, passa dal 15, 18, quello che prende, deve passare al 3, al 4. Chi glielo fa fare? Potrebbe farlo per disperazione, però è difficile che una ditta di queste dimensioni, che fa questi guadagni da un momento all'altro, decida di tagliare i propri guadagni del 70%. Okay? Lo fa solo di solito quando è troppo tardi, perché non ha alternative. Alessandro dice: se le cose le facciamo bene, i soldi ce li portano gli ospiti, si lascia dentro una piccola percentuale e si trovano. Alessandro fa un ragionamento molto interessante perché, per esempio, c'è un progetto di criptovaluta che si chiama Dash, è uno dei più grossi, che mantiene il 10% dei costi di transazione, okay? Il 10% dei guadagni della piattaforma vengono trattenuti dalla piattaforma stessa in maniera automatizzata per lo sviluppo della piattaforma. Quindi una delle idee, per quello io vorrei mettere un po' di commissione, a differenza di tutti gli altri progetti che vi ho detto, vogliono tutti fare a commissioni zero. Secondo me serve un 3, un 4, un 5% di commissioni, se non altro per pagarsi il marketing, perché sperare che vengano da soli i clienti e che tutto diventi virale, per carità, non si sa mai, però i soldi ci vogliono, ok? E non bastano i soldi che vengono raccolti all'inizio, quelli si bruciano velocemente, ok? Quindi sono d'accordo con Alessandro. Anzi, ne approfitto per farmi una domanda. Per voi, se venisse una piattaforma a dirvi sono come Airbnb ma prendo lo 0%, oppure vi dicesse sono come Airbnb ma prendo il 3%, è una gran differenza lo 0 e il 3 o 0 e il 5?
cioè vi fa non partecipare perché invece di essere 0 e 3, quindi la domanda che vi faccio è: la prendiamo una commissione, secondo voi ha senso? Sì, 3-5 la commissione totale, non 3 all'host e 12 al guest, 3 totale, che tra l'altro può tranquillamente pagare anche il cliente e l'host non paga nulla, non è un problema. Perfetto, piccola commissione non fa differenza, siamo d'accordo. Per darvi un'idea, ho parlato con altri progetti simili, non hanno questa percezione, credono che bisogna fare tutto lo 0%, ok? Tanto loro guadagnano poi sui token, non è che gli interessa la commissione. E credo che quindi abbiamo noi, anche essendo gente del settore, un vantaggio rispetto a loro perché abbiamo la percezione molto più precisa di cosa funziona e cosa non funziona. Per esempio, l'Ockchain aveva quella che già era quella più avanti, l'Ockchain ha già raccolto qualche milione di euro, dico qualche perché il valore varia in base proprio al costo di Ethereum e della loro moneta. E loro, per esempio, fanno 0% commissioni e avevano il progetto di fare una cosa tipo home away, cioè pagamento a fisso, se vuoi mettere più foto, per esempio. Quindi un modello un po' ecco, al quale io non credo più. Quindi credo che abbiamo un vantaggio noi, se ci mettiamo assieme tante teste, riusciamo a fare un portale che veramente funziona. Allora, Marcella. A parte la community, questo è un progetto nuovo ed evolutivo, cosa che Airbnb non fa, anche per il discorso criptovalute e anche perché è decentralizzato. Sì, hai colto anche qui un aspetto, un nostro vantaggio competitivo, nostro ma non nostro, proprio delle decentralizzate in generale, è che quelli che in inglese si chiamano gli incumbent, come si dice, quelli che sono già grassi. Per carità, hanno fame di più perché fa parte del capitalismo. È normale che una ditta cerchi di crescere, perché se smetti di crescere poi tendi a ridurti. Ma non si evolvono. Il loro modello funziona perfettamente. Il modello di Airbnb e di Booking è perfetto per l'estrazione del valore. È una macchina da soldi. È una macchina da soldi che ottimizza tutto. Anche il nostro lavoro, no? Io faccio questo discorso che forse è un po' estremo spesso. Il loro lavoro è farci lavorare bene a noi, creare valore ed estrarre tutto il valore possibile, lasciando a noi il minimo possibile, ok? Quindi non cambieranno il modello. Noi siamo evoluti. Cos'è sparito? Scusa Marcella, cos'è sparito? Vedo che mi avete sparito tutto, forse solo Marcella. Va bene, quindi Marcella ha avuto un problema. Ditele per cortesia di ripartire, scrivetela in chat, datemi una mano di far ripartire tutto. E noi siamo evolutivi, purtroppo stavo rispondendo proprio a Marcella. Siamo evolutivi nel senso che andiamo a fare un modello nuovo, ok? E possiamo permetterci di non richiedere troppo al network. Ok. Gianni, che è il nostro sviluppatore ufficiale, ti domanda: quando parli di piattaforma, cosa intendi di preciso? Solo la parte di registrazione delle transazioni o anche software applicativo? Un attimo, devo prendere respiro. Allora, in realtà, Gianni, sono vari livelli di piattaforma, perché c'è alla base di tutto in questi progetti, di solito c'è il network Ethereum, cioè questo super computer del mondo, detto in maniera un po' così marchettara. Quindi i server ci sono già, il codice sul quale, diciamo, il sistema operativo è Ethereum. Poi l'altro livello è il software che ti permette di creare un portale di prenotazioni, quello lo stanno sviluppando almeno tre di queste ditte che vi ho detto, ma ne verranno fuori anche altre. Potremmo anche noi decidere che il loro software non va e ci facciamo il nostro software specifico. Okay? Su queste piattaforme, in particolare Origin e Lockchain, puoi crearti il tuo portale, il tuo piccolo Airbnb italiano, per dire. Ok?
Quindi sono questi tre livelli qua. Quando parlo di piattaforma, al momento intendo queste perché sembra che sia per noi, per come siamo posizionati, per le nostre competenze che abbiamo e che non abbiamo, sia meglio andare a sviluppare su qualcosa che hanno fatto già altri che farcelo da capo, però non è detto. Spero di averti disposto. Martella, ah, sei tornata, perfetto. La differenza è che la community di Airbnb più per guest, questa più per host, quindi niente a che vedere. Allora, sì, è un rischio in realtà. Io vorrei che fosse una piattaforma per guest e host allo stesso tempo, perché chiaramente noi siamo host e parliamo tra di noi come host. Intanto come host siamo guest, viaggiamo anche noi e quindi ci farebbe piacere avere una piattaforma sulla quale prenotare direttamente spendendo meno. Okay? Poi il guest ha vantaggi evidenti inferiori, diciamo la verità, perché il guest in Airbnb è trattato molto bene, in Booking è trattato molto bene. Non per nulla la guerra adesso si è spostata dal raccogliere host al raccogliere guest, no? E per quello che sento un po' la pressione su di noi, perché non siamo più al centro dell'attenzione di queste piattaforme. Però il guest ha un vantaggio, che viene percepito importante da pochi, secondo me, forse un 10%, che è il prezzo, cioè siamo in grado di offrire al guest un prezzo più basso di un 5, 10 o anche un 15%. Okay? Le altre piattaforme tendono a mettere questo al centro e dire siccome costa meno faremo successo. Io non credo, perché il guest ha bisogno, chiaro, è contento di spendere meno, ma a parità di servizio, sicurezza, eccetera. Però comunque sì, deve essere concepita come piattaforma per host, per guest. Va messo, io vorrei anche coinvolgere guest, è un po' difficile, guest non è mai coinvolto in niente, è un consumatore, però coinvolgere forse la nostra parte di guest, dobbiamo sempre pensare alla piattaforma non solo come host, ma anche come guest, se no non funziona. Non funziona. Allora. Claudio, quello che hai appena detto è esattamente quello che stavo dicendo, cioè uno dei vantaggi della decentralizzata è che non avendo intermediari, cioè puoi abbassare i costi e quindi costa meno. Sì, esatto. Cioè, questo è uno dei vantaggi. Okay? Elio mi fa una domanda che non c'entra, ma fa piacere, ne approfitto. Il 3 e 4, non a Firenze, ma in Toscana, e non sappiamo ancora dove c'è il Bitraduno, cioè è un incontro questo tecnico sulle criptovalute che stiamo organizzando io e Valerio per formazione proprio sul mondo delle criptovalute. È sul sito bitamigos.com e sarà da qualche parte in Toscana. Dobbiamo capire quanti siamo. Questa settimana decidiamo. Per forza, anche perché tra un po' c'è l'incontro. Ok. Maria dice una cosa importantissima. Servono soldi per la promozione. Ecco, uno degli errori, l'avevo accennato, secondo me, però ci confronteremo tutti su questo, è che siccome costa meno, siccome siamo decentralizzati, siccome siamo belli, i clienti prenoteranno con noi. No, anche perché se costassimo metà, comunque se il cliente non sente parlare di te, non prenota. Se sente parlare di te e non si fida, non prenota. Quindi il marketing è importante, cosa che stanno molto, secondo me, prendendo sotto gamba questi altri, ma perché loro fanno la piattaforma, si stanno concentrando su quella cosa lì. E quindi sì, per quello ci vuole una commissione, secondo me, perché dobbiamo avere i soldi per fare marketing. E anche se prendessimo il 15% sarebbero comunque pochi. L'unica speranza reale è che a noi serva meno marketing perché abbiamo altri vantaggi, tra i quali il prezzo. E poi un altro che magari vi dirò, che adesso forse è un po' lungo da spiegare. Allora, Alessandro dice: i termini di cancellazione sono termini di vendita, non di garanzie. Pienamente d'accordo con te, il cliente ha sempre ragione, il venditore è capace di sottrarre utile dalla ragione, che in realtà sono servizi e fiducia.
Sì, cioè bisogna stare attenti a non credere che Airbnb e Booking sia lì per niente, in particolare Airbnb, perché Booking non è che dia una gran diciamo, assistenza, ma Airbnb ha creato un modello fatto veramente bene, ve lo dico proprio da una persona che ha provato a farlo prima e non ce l'ha fatta, hanno avuto un'esecuzione fantastica su quello che hanno fatto e oggi prenotare in Airbnb ti dà una sicurezza difficilmente replicabile. E anche dal punto di vista dell'host, ok? Non è facile offrire questo tipo di sicurezza. E una decentralizzata ha un problema qui, non è facile replicare questo livello. Possiamo fare meglio, ma non è garantito che facciamo meglio, è probabile che faremo anche peggio all'inizio. Quindi è tutto un percorso arrivare a offrire un ecosistema che dia garanzia al cliente. Ok, vado un attimo a copiarmi le vostre domande. Eccola qua, Luisa che ha scritto. Difetto al suo sistema. Vai. Luisa per il meeting. Beh, non lo so, sì, è bello se ci sei, ma se solo sentire quello che si dice, guarderai la registrazione. Però, sembra tu sia a Roma, giustamente. Vedete, nel senso che non so prevedere esattamente la differenza tra guardarlo dopo online ed esserci, sicuramente esserci fa una gran differenza, quello sì. Vedete, Luisa. Non ho capito la domanda, Alessandro. La batosta di Booking mi sembra che sia ancora in corso, poi magari mi specifichi meglio sotto, ok? Commissione zero non funziona bene. Sì, infatti, commissione zero non funziona bene, sono d'accordo. Anzi, ti dà una percezione di sistema che non porta neanche nulla, no? Le cose gratis non vengono mai percepite come di valore. La commissione garantisce serietà. Se prendiamo una commissione e cominciamo a fare molti, possiamo anche garantire dei servizi, no? Distribuiti, poi magari vi spiegherò perché si possono, non serve per forza una ditta centralizzata per garantire dei servizi, però sì. Perfetto, quindi abbiamo definito in maniera chiarissima che la commissione c'è. Ma Claudio dice che il virale è più importante se fatto dai guest, sì, perché sono di più probabilmente, poi perché comunque il guest è quello che porta altri guest. Sì, io lì sono abbastanza debole, per cui ci sarà bisogno di che nel progetto entrino persone brave, esperte in questo settore. Insomma, il bello di questi progetti è che siccome c'è sempre gente che dice voglio partecipare, perché la barriera di entrata è bassissima. Okay? Io, per esempio, qui adesso ho un amico che, scusate, mi sentite, forse un amico che ha lavorato in Facebook vari anni, che vorrebbe. Che è interessato al progetto e vuole magari aiutarci col marketing, eccetera. È un esempio perché? Perché sa già, lui è già entrato, ha già fatto un'altra I, per esempio, quindi ha già messo due soldi lui in un altro progetto. In questo progetto potrebbe non mettere soldi, ma del lavoro col quale viene poi remunerato con dei token che se poi abbiamo fortuna e riusciamo ad andare negli exchange, eccetera, hanno un valore. E che poi può essere anche decuplicato o centuplicato. Quindi c'è tanta gente, è molto facile entrare in questi progetti. Non devo assumerti, non dobbiamo fare contratti. Tu dici: io voglio darti una mano a fare il design della pagina degli incontri e ti metti a farlo. Poi io ti rilascio dei token. È presto, attenzione, vi sto già accennando una cosa successiva, però è molto facile mettere in piedi delle collaborazioni. Ok? Gianni, si potrebbe riservare una piccola percentuale fissa delle prenotazioni a coprire problemi tipo disdette, eccetera, con un meccanismo mutualistico. Ok, una specie di assicurazione. Questo è interessante. Cioè, il cliente fa la disdetta, in qualche modo non paga, anche se dobbiamo prevedere che ci siano delle penali, però sì, un sistema mutualistico nel quale l'host venga, diciamo, il danno ricevuto sia ridotto, perché no? O anche sui danni stessi,
specie di assicurazione compresa nella commissione potrebbe essere interessante, sì. Allora, Alessandro dice una cosa interessante. Ciao Alessandro, alla prossima. Che Airbnb sta cercando host, ma questa volta li seleziona e li forma. E questo porta al più gran dubbio che ho io, perché io non sono convinto che abbia senso far entrare tutti e vedere come va. Bisognerebbe forse fare una cosa di invito dove entra solamente chi ha capito intanto di cosa si tratta, e si impegna a lavorare bene, quindi a non trattare male i clienti, che magari ha anche dimostrato in passato di essere in grado di farlo. E che poi può invitare altre persone che hanno le stesse caratteristiche, perché è evidente che una piattaforma funziona se funzionano bene gli host. Ora, uno dei rischi delle piattaforme decentralizzate che per natura sono aperte è che entrano tutti quelli che non stanno facendo bene, che non riescono a lavorare bene né in Airbnb o in Booking o in altri siti, perché non sanno lavorare bene. Perché non ci mettono attenzione, perché semplicemente non, insomma, non, i motivi per i quali si lavora male sono tanti. E quindi diventa un po' la pattumiera degli annunci. Questo ti uccide in qualsiasi caso. È molto meglio che diventiamo quelli dove la gente che è dentro è la gente seria, ecco. Quindi, però viene percepita male questa cosa, perché la decentralizzata per default è quella senza nessun controllo, dove tutti possono fare quello che vogliono, eccetera. Non sono convinto che nel nostro settore abbia senso questa cosa, anzi. Perfetto. Sì, Alessandro dice che è facile fare una community di 10.000 host, ma in realtà tra le due cose, quella facile è, diciamo, trovare host, perché è un'opportunità che è abbastanza facile da capire. Uno, si paga meno commissioni, si guadagna di più. Due, se si decide di tenere dei token, adesso vi racconto questa che è interessante. Si può guadagnare anche molto bene. Allora, tutte queste piattaforme prevedono che il cliente paghi in euro e l'host riceva euro, okay? Perché il mondo non è pronto per transare in criptovalute. Non so, in Italia, per esempio, comunque in Europa, quante persone hanno fisicamente criptovalute? 1% penso sia già tanto, okay? Quindi se vai fuori con un progetto e dici si paga in Bitcoin, non funziona adesso, ok? Però quando tu guest paghi in euro, la piattaforma lo trasforma nella valuta della piattaforma, nel nostro caso lo trasforma in trips, che poi ritrasforma in euro di nuovo per dare gli euro agli host. Però l'host ha sempre la possibilità di dire: ma non mi dare tutti i 500 euro in euro, dammi i 450 in euro e 50 lasciami nei tuoi token. Perché quei token, per esempio, oggi valgono un euro, quindi 50 euro. I token sono 50 token, ma domani potrebbero valere 500. Okay. Vi ho dato un 10 per, sembra assurdo, no, non è nulla nelle criptovalute 10 per, specialmente con token nuovi che partono molto bassi. Okay. Quindi difficile, per tornare all'intervento di Alessandro, non è tanto trovare gli host. Magari non sarà facile, ma insomma la vedo fattibile. È difficile trovare i guest. Questo è un problema non risolto, che dichiaro non risolto. Non vi vengo a dire che tutto sarà tutto facile, ok? Abbiamo mille problemi, è un processo molto molto lungo. Allora, Alessandro, no, Alessandro, scusate. Oh, ok, ci sono ancora, fantastico. Susanna interviene dicendo: ma come si fanno a selezionare gli host e chi controlla? Ok, e Gianni dopo dice: come si fa a garantire che ci sia un governo in un progetto decentralizzato? Le due domande sono molto simili. Avete introdotto il concetto di governance. Ok, cosa vuol dire governance? Cioè, se non c'è un centro, se non c'è una ditta, se non c'è un'associazione al centro, chi decide? Ok?
Allora, questo è un problema non risolto, cioè la governance è alla base di tutte le criptovalute e di tutti i progetti decentralizzati. E è un tentativo di rispondere alla domanda, ma chi decide? Okay? Ora vi faccio degli esempi. Bitcoin non ha un centro, eppure vengono prese delle decisioni. La governance avviene in maniera molto semplice, per voto, che però non è un voto classico, di solito. Allora, nel Bitcoin il voto avviene complicato nel Bitcoin, però diciamo che tu, se tu stai, hai una macchina dedicata ai Bitcoin, puoi decidere se seguire quella risoluzione o meno, se voti aggiungendo un pezzettino di codice. Quindi se più del 50% delle macchine, quelli si chiamano i nodi, sono d'accordo con la modifica va in porto, okay? Quindi è una specie di voto che si fa in maniera elettronica. Questo è un modello molto basico, funzionante di governance, però è molto, 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 molto lento. Infatti Bitcoin soffre molto di questo, fa fatica a prendere decisioni. C'è chi dice che in realtà questo non è un bug, ma una feature, cioè la sicurezza è la prima cosa, per cui meglio non prendere decisioni piuttosto che prendere di sbagliate. Ethereum invece nasce come piattaforma per le decentralizzate, e ha dei processi di governance un po' più avanzati, ma comunque non maturi. La governance non è matura. Allora io vi posso dire, non essendo matura, conviene che all'inizio ci sia un core, quindi io con poi altri che parteciperanno in maniera più pesante, in termini di tempo soprattutto. Ci prendiamo il carico di prendere delle decisioni, però sapendo che non è sostenibile nel lungo termine, perché se noi manteniamo il controllo, poi ci corrompiamo, tra virgolette, cioè è un po' il problema del dittatore, okay? Che è bravo per 2 o 3 anni e poi va tutto per la tangente. Il progetto prevede che man mano che la governance, che modelli di governance diventano assodati e provati, li adottiamo. Ok? Quindi all'inizio non preoccupatevi, ci penso io, l'illuminato, a decidere. Poi saremo in 5, poi saremo in 10, poi saremo in 20, eccetera. Poi potremo mettere in piedi anche un sistema di voto in base, per esempio, chi ha più di tot token, quindi le persone più coinvolte in maniera economica, ha diritto di voto su certi argomenti. La fase finale è quella nella quale tutti, indipendentemente da quanti token hanno, possono decidere. Ok? Quindi diciamo che comincia con un governo centrale e finisce con una democrazia spinta. Però dobbiamo aspettare che sia pronto l'ecosistema. Vediamo le vostre domande. Vabbè, allora. Qualità dell'annuncio, e lì va bene, ci sono sistemi ovviamente informatici per controllare, eccetera. Mentre Susanna parlava giustamente della qualità, dell'ospitalità. Beh, allora, in realtà ha ragione che Claudio. Airbnb, uno dei motivi del successo iniziale di Airbnb è che sono andati a fare le foto agli appartamenti a New York. Gli appartamenti, non c'entra. Hanno creato un sito bello da vedere, quindi la qualità dell'annuncio, sulla quale io spingo molto poi quando faccio i miei corsi, è comunque importante. Quindi sarà bello, sarà importante prevedere anche dei livelli di qualità minimi. Non accettiamo annunci con 3 foto come ancora trovi in Airbnb, ok? Mi devi mettere minimo tot, magari anche carine, se no, pazienza, c'è uno sforzo va fatto. L'host deve fare uno sforzo in più, ok? Non è va bene tutto del B&B che ha poi dei sistemi per ottimizzare sulle spalle spesso dei clienti. Secondo me bisogna partire con dei livelli molto alti. Chi entra nel sistema nuovo, decentralizzato, vedere che qua hanno fatto un passo in avanti, non stanno ricorrendo a Airbnb. Dico sempre Airbnb perché lo considero molto inferiore da questo punto di vista. Allora,
Maria dice, dici che hai potresti, i pacchetti illa sono tante, ma la tempistica è tutto, fast. Comunque è un investimento in termini di visibilità ed una possibilità di crescita. Sì, il problema del fast è che non è pronto l'ecosistema, non è pronto. Allora, per esempio, quindi, in questa fase io mi considero più un posizionarci, quindi velocemente, community per posizionarci. Ma non buttare su siti brutti. Dico cosa sta succedendo a livello software. Abbiamo da una parte Origin che fa tutto in maniera decentralizzata, quindi software completamente decentralizzato, anche le foto per capirci che è un po' il problema, non sono sulla blockchain, ma sono in un sistema decentralizzato. Blockchain è ibrido, dice la blockchain non è adatta per certi tipi di dati, per esempio le foto nella blockchain non esiste. Quella parte lì è ibrida e colleghiamo l'ibrido con la blockchain, colleghiamo il centralizzato, quella parte lì è centralizzata, scusate, server classici, e lo colleghiamo con la blockchain in modo che comunque il controllo sia più o meno decentralizzato. Qual è il rischio per Origin che è completamente decentralizzato? È che se è successo si blocca tutto. Okay? È successo Bitcoin, è successo con Ethereum, la blockchain oggi non è in grado di supportare sistemi che hanno questo numero di transazioni. Oggi, tra 6 mesi magari si risolve il problema, ok? Tutto il lavoro del blockchain è sulla risoluzione della scalabilità. Quindi non possiamo correre ad avere un sito veloce, ok? Ad avere un sito entro pochi mesi. Dobbiamo essere pronti col sito, con l'app, eccetera, quando il software è pronto. Ok? Allora, Maria, i pagamenti. Allora, cioè, sì, cioè il vincito deve essere sostituti d'imposta farà la differenza. Bel punto. Ogni volta che si comincia a cercare di risolvere un problema creato dal sistema Italia, ci tendiamo a impantanarci un po', nel senso che rincorri delle logiche abbastanza assurde. L'idea che ho io è di dare la possibilità all'host di scegliere come gestire i pagamenti. Cioè, ti piace l'Airbnb, te li manda Airbnb, perfetto, ti manderà tutto il portale. Preferisci prendere che il tale prenda il 30 e poi tu in loco o con carta di credito, come vuoi, ti prendi la differenza? Va bene. Si può fare anche un sistema di escrow nel quale il cliente mette gli euro, scusate, che vengono bloccati fino a un giorno dopo il check-in e al check-in pagano tutto e poi vengono restituiti al cliente. In questo caso la piattaforma non ha incassato nulla, per cui è il proprietario che incassa tutto e la piattaforma non deve fare da sostituto di imposta. Non so se questo risolve il problema all'host, però voglio dire, è veramente un problema senza fine questo, per cui bisogna ragionare un po' al di là, perché se no ci si limita solo a rincorrere un po' quello che sta provando a fare, insomma, il sistema Italia, ecco. Però sì, hai messo il dito su un punto importante, ecco, sul quale non ho risposta al momento e ne discuteremo. Dimmi cosa ne pensi, perché non ho ragionato su questo aspetto qua. Io spero che sparisca proprio il problema, metto la testa sotto la sabbia, perché quando arriveremo a quel punto vedremo un po' com'è la situazione, ecco. Allora, Claudio, la società in realtà non serve una società. Mi spiego, io ho una società, io sono in Bulgaria da 3 anni ormai. E quello che sto facendo lo faccio basato sulla mia ditta che è ad Ormo, non è che vado ad aprire società apposta. E potrebbe darsi che ci convenga, invece di appoggiarci all'inizio su ad Ormo, si fa una società in Italia, una fondazione forse in Italia, un'associazione, quello si vedrà. Non c'è una legislazione che ci permette di prendere decisioni facili qui, perché se poi si fa l'ICO, nel senso che ognuno compra dei token di questo progetto,
sta comprando token, magari sulla DIP italiana, magari sulla bulgara, magari su una fondazione, però non c'è una legislazione che copre bene questo ed è in continua evoluzione. Tra 6 mesi potrebbe essere vietato fare le ICO in Italia, è stato vietato in Cina, ok? E quindi dovremo trovare soluzioni alternative. Quindi si deve affrontare il problema quando siamo pronti, ok? Va veramente alla velocità della luce. Per esempio, oggi chi fa le ICO è quando raccoglie appunto questi soldi in cambio di token, e se non puoi accettare soldi degli americani, devono essere investitori accreditati. Probabile che qualcosa del genere avvenga anche in Europa, ok? I cinesi non le possono fare, quindi le fanno lo stesso, cioè la gente che vuole comprare, i cinesi che vogliono comprare, poi magari le comprano via Giappone, via Corea, Non c'è modo di fermarle veramente le ICO, appunto perché sono decentralizzate. Però i governi si stanno muovendo. Ok? Bene, la nostra ora è finita. Vedo che non avete domande. Se ne avete ancora una, ecco, vedo che ce l'hai, fantastico. La leggo e poi chiudete. Ok, perfetto. No, nessun problema. Scrivi pure se vuoi in Facebook, magari qualcuno viene fuori, insomma. Serve che parli italiano l'assistente, sì? Vai. Bene, vi saluto. Allora, vi ricordo che abbiamo questi incontri a Firenze e Roma, quindi vi ripeto velocemente: Firenze il 1 febbraio e Roma il 5 febbraio. E vi ricordo che giovedì, torno un attimo indietro, mi sono perso dove siamo qua. E giovedì, ci vediamo ancora e vi parlo dei soldi. Eccolo qua, webinar, il token. Vi parlo dei token. Ragazzi, questo è interessantissimo. Ve lo dico velocemente qual è il discorso. Uno, capire token vuol dire capire il mondo delle cripto. Quindi, al di là del progetto nostro, vi fate un po' di cultura proprio generale importante, secondo me. E poi l'opportunità di investimento, che non vuol dire che vi venderò dei token, perché, come vi dicevo, si può anche lavorare per avere i token. Perché c'è veramente un'opportunità interessante, ecco, che è questa, appunto, di entrare in un progetto come questo o capire come funziona ed entrare in altri progetti. Vi parlerò anche degli altri progetti che già sono partiti, per esempio in Origin potreste entrare quando fanno la ICO e investire con loro. Quindi sto facendo proprio in maniera molto aperta, non voglio adesso fare protezionismo sul progetto mio. A me preme che riusciamo a creare delle alternative, se poi io dovessi sparire dalla circolazione, pazienza, insomma, basta che si faccia, dobbiamo proteggerci contro l'aggressività delle OTA, ecco. Quindi vi invito giovedì alle 2 ore italiana a questo altro webinar, se sarà rimasta un po' di voce. Vai. Alle 2 ore italiana. Sì, Origin non è un momento per investire perché hanno minimo 25 mila dollari, ma poi arriverà la fase post. Ti spiegherò se conviene, se non conviene, eccetera, eccetera, ok? Vi spiegherò anche perché le ICO sono pericolose, attenzione, quindi siccome ne ho fatte, so come funziona, vi insegnerò anche un po' questo. Ragazzi, grazie della partecipazione, ci vediamo giovedì. Ciao a tutti. Ciao.